È l'ultimo giorno di mercato per le formazioni del girone C di Lega Pro. Una ripescata e l'altra invece reduce dalla battaglia legale persa che sarebbe potuta valere la Serie B per Casertana e Perugia è stata sicuramente un'estate ricca di capovolgimenti. Ed ecco perché, come comunicato dalla FIGC, entrambe le società hanno ottenuto la proroga al proprio calciomercato fino all'8 settembre. Il Benevento ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Alexis Ferrante. L'argentino, classe 1995, arriva nel Sannio a titolo temporaneo con diritto ed opzione di obbligo di riscatto. Ferrante ha disputato a Cesena la passata stagione, ma di proprietà della Ternana. Nella scorsa annata ha messo a segno 2 reti nelle 31 presenze nella stagione regolare. Rinforzo a centrocampo per il Taranto di Ezio Capuano. Alla corte della formazione ionica arriva Marco Fiorani fino al 30 giugno 2024. Classe 2002, Fiorani è cresciuto nelle giovanili dell'Ascoli. Nonostante la sua giovane età, il neocentrocampista rossoblù vanta già oltre 100 presenze tra i professionisti, arrivate con le maglie di Lavina, Teramo e Messina. E non solo, è fatta anche per Francesco Orlando, attaccante cresciuto nelle giovanili del Vicenza. Nell'ultima annata ha vestito la maglia del Siena. La Juve ha annunciato l'arrivo di Gennaro Ruggiero, classe 2000, fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, nativo di Napoli, è cresciuto calcisticamente tra Torino e Palermo, con la quale ha debuttato in Serie A e ha vestito tra le altre le maglie del Livorno e della Versa. Dopo Vutai, il Crotone ha ufficializzato Giuseppe Lo Iacono. Il difensore pugliese porta esperienza e affidabilità al servizio della squadra pitagorica. Nel suo curriculum vanta quasi 200 presenze nei professionisti e anche due promozioni B con Foggia e Regina.